Bene ragazzi, seconda volta che rifaccio questa parte. Allora, perché cosa è successo? Ora ci si mette pure il gioco che crasha all'improvviso. Io veramente sono sempre più avvilito, sempre più errori e non so veramente davvero. Comunque, ho preso tutte le cose senza alcun imbroglio. Sì, senza alcun imbroglio. E vi faccio nota che i materiali per Lulumulu non si possono raccogliere se prima non si parla con Tarrok. E infatti non ci sarà nessuno che mi insegnerà come estrarle. Solo dopo aver parlato con Tarrok potete estrarre le cose per Lulumulu. Infatti quelle che ho preso nell'episodio 24 non erano squali denti di palute, ma pelle, semplice pelle. I quattro oggetti del Lulumulu, vai. Straniero, essere forte guerriere, dare oggetti, Tarrok, fare Ulumulu. Ecco, straniero indossa Ulumulu ed esserne fiero, ora Tarrok dorme. Andiamo, va. Sperando che non crashi di nuovo, perché mi ha dato tutto il video di a puttane per colpa di questo. Ora, dobbiamo praticamente, si tratta di rifare la strada alla retro. Scusate se non so bene che dire, se i miei commentari fanno un po' cagare, ma... Tanto sono seguito pochissimo e nientissimo. E non so bene che cosa dire quando non c'è quasi nessuno che mi segue. Poi, sono costantemente in ansia per tutti i problemi che mi stanno continuamente capitando. Ora c'è pure una guardia. Oh, ma allora, finito quella! Mi lascia salire! No, ma già vero, non devo salire per di qua, sto solo perdendo tempo. Ah, you fight like women! Sì, sì, come cazzo. M... No, no, M, non la mappa. B. Marvin. Vai, Marvin. Andiamo avanti, veloce, vai. Ho perso tempo con una strada che non devo prendere. Allora ragazzi, Gorn non c'è e io veramente non so, altro problema ennesimo che mi sta capitando. E speriamo di ritrovarlo perché sono davvero ciao. Ciao, ciao, ciao. Siamo venuti per di qua. Sì, sì, è per di qua che siamo venuti. Andiamo, va. KKK, che non si voglia perdere tempo. Ah, eccolo laggiù, Gorn. Allora ricompare, per fortuna. Sì, amico, però non hai fatto niente. Ho fatto tutto io, che cavolo. Vai, torniamo al mondo principale. Aspettiamo finisca di caricare. Oh man, that was a... I'd never have thought Gomez's guards would offer that much resistance. The main thing is that we've driven them out of our... I'll stay here and make sure it stays that way. Io resterò qui e farò in modo che la situazione non cambi. See you later. Adesso ci fermerà poco dopo. That's an interesting orc stance. Is that from the former orc slave? It's an orcish symbol for friendship. I want to enter the orc town. Questo può entrare nella loro città. Spero che per te che rispettino questa cosa. See you later. Tardi. Capitolo 5 ragazzi, ultimo capitolo del gioco, i guardiani del portale. Ora possiamo davvero dire che la fine abbia inizio, l'inizio della fine. Cosa bisogna fare? Su teletrasporto dal negromante e raggiungere finalmente la città degli orchi. Lasciamo un K dalle ore. Allora, la strada per la cittadella degli orchi è da questa parte, se non ricordo... No, se non ricordo male, no, devo ricordarmelo. Cazzo, ho fatto appena una parte poco fa che mandare a puttane. Mi è andata praticamente tutta a puttane. No, oh, queste mi scocciano. Allora, la cittadella degli orchi si trova qui da qua, qui da queste parti, parti qua, se non ricordo male. Dobbiamo solo scavalcare un'altra collinetta e dovremmo esserci. Speriamo che quelle lucertole non mi abbiano visto. Oh, lì c'è il nostro amico sciamano. Parliamoci di alcune cose importanti. Allora, what are you doing?
Dice che ha perso il suo ruolo e lo sta cercando in attesa di tornare in città. Mi ha detto che i tuoi fratelli hanno sigillato il tempio. Ha sigillato terra in tempo molto bene. Amico noi. Amico usa magia da fratello figlio di spirito come Urshak. Dove si trova questa magia? Non in caverna sons of spirit like Urshak. But friend must watch out. Brothers of Urshak no lie. Ulumulu no. Aiuta se amico usa magia. C'è un altro modo per entrare. Friend now must take figure. Now open door to temple hall. Figura apre sta porta per... Bisogna prendere una specie di idolo in cima a... Un idolo in cima a un pilastro. Allora, molto bene ragazzi, qui entriamo nella città degli orchi. Dobbiamo equipaggiare il nostro Ulumulu, che è un'arma scacissima, ma che comunque non ci fa attaccare dagli orchi. Scusate, tosse. Eccoci qua, nella cittadella degli orchi. Gli orchi vengono qua, addirittura alcuni di loro ci venerano. Vedete quello là? Quegli strani gesti. Qui intanto abbiamo certi che ballano e parlano. Vedete, gli orchi hanno una civiltà antica quanto la nostra. Possiamo addirittura utilizzare tranquillamente l'argano. Tanto non ci fanno niente. Però loro non possono attaccare. Ragazzi, che cosa? Questi ballano, ci sono i tamburi. E noi ora dovremmo fare appunto qualcosa che Urshak ci ha detto. È di fare qualcosa con un pilastro che sta laggiù. Ecco, un pilastro che sta laggiù, dove certi orchi lo pregano e lo venerano. C'è una figura adorata dagli orchi, infatti. Noi però, ragazzi, ci rivediamo nella prossima parte. Qui, da me, Super Cosmo Shadow 9000. Capitolo 5. Vai, Cosmo. Da me, Cosmo, l'eroe senza nome. E gli orchi, è tutto. Ciao a tutti e alla prossima.